oggi qui riuniti per scambiarci i regali di la casa del signore, la casa mia. Vabbè, siamo qui riuniti per scambiarci i regali di Natale. Questo è il secondo anno che ci scambiamo questa scatola, perché ci è venuta soltanto 2 anni fa questa brillante idea. E abbiamo appena registrato il suo video, che vedrete sul suo canale, dove io le do il mio regalo. Sì, ora vi mostreremo. Questo è mio. Ti piace la carta? Sì. Sì. Niente, voglio scattare. Salve, se siete entrati in questo video vuol dire che già sapete di cosa stiamo parlando. Allora, da cosa posso iniziare? Ad aprire la scatola. Ad aprire la scatola. Lo devi tagliare. Munite già dei cosi. Ok. Ma vi piacciono i maglioncini natalizi? Sono troppo belli. Bellini, bellini. Servivano anche i cerchietti, mi sanno, ma i cerchietti non li avevo. Saranno per l'anno prossimo. Ops. Tagliato un po' di carta. Eh sì, ma non puoi tagliare questo sotto. Aspetta, perché qua c'è lo scotch su un regalo. Sì, perché non ho trovato una scatola abbastanza grande. Perché l'ha trovata stamattina. Vabbè. Esplode. Ok. Ok. Allora, questo. Ok, così si presenta il pacchettino. Allora, questo è l'ultimo. Che incartamento? Non so come incartarlo. Sta a me. Ah, no. Ah no. No. Letterina. Letterina. Ecco qua. Lista indovinelli. Vabbè. Mi piace lo scotch. Qui c'è un problema con lo scotch. Sarebbe fatto l'interno. Scusi. Un po' niente. Il video si blocca, non ci fate caso. Allora, lista indovinelli. Dal primo, non leggere tutto. Ok. Mia Bina al Carion. Quindi devo cercare l'uno. La caccia tesoro. 9. Giusto scritto. 9. Ah, perché si legge il 9. Sai che non so neanche qual è l'uno. Ma io non riesco a trovare i numeri. 4. 10. Non sapevi che fa con la carta, è un eccesso? Sì. 7, 8. Ti ho fatto una caccia di tesoro. Sì, però ho capito. 10. 1. È un 1 questo? Ovvio. Aspetta che devo rimettere dentro. Mi abbino al carillon. Quello che hai comprato. Eh sì, grazie. Che cosa può essere? Quindi una cosa di Natale, okay. O un cavallino. Ok. Non ne ho idea. Faccio come fai tu nel tuo video. Ok. Natalina. Forse lo so, lo schiaccianoci? Che sappiamo che lo volevo. Ok, questo deve andare vicino a Carino. Hai capito perché sia vino? Sì. Perché è oro. Sì. Brillantinato. Grazie. Un po' dei peli. Scusa, diventerai pelato tra un po'. Però ci sei carino. Quasi è. Nulla. Ti piace? Sì. Che vuoi tu? Che vuoi vedere tu? No, metto qua. Qui c'è un'amica di Sara. Allora, quindi posso passare a 2? Sì. Perché non è? Perché non l'hai? Era L con l'apostrofo. Ah, ma scrivere in stampa. Vabbè. Perché non l'hai preso? Anche a me ne volevo. Altro. Ne volevo altro. Che italiano è? Oddio, me lo devo cercare tu. Allora. Tu chi sei? Ma i numeri. No, questo qua è quello senza numero. Ah, grazie. 9. Ok. 2. Oh! Quindi, perché non l'hai preso anche a me? Ne volevo altro. Perché io non l'ho preso. No, a te. Io non l'ho preso anche a te quando ho comprato. Ah, ok. Ne volevo altro.
non cambio. Comunque quanto è carina la mia carta regalo. Scusate, ho avuto un lapsus, non mi ricordavo come si chiamava. Hai capito? Ora ci assento. Il caramel macchiato di Starbucks, perché ci siamo fatte poco fa la macchinetta nuova tutte e due e avevamo comprato una scatolina da provare insieme, e quindi bene. Quindi prima di andare ci facciamo Covid. Prendi i fazzoletti che ti ho regalato. Spoiler. No. Però non ti farò vedere. Ok, devo leggere tre. La miniatura di una cosa che già hai. Ma non era l'ultimo? No, aspetta. Allora, la miniatura di una cosa che già hai. Una cosa di Natale o una cosa in generale? Non è che ci arrivo se mi dici di Natale o no. È di Natale. Allora non ci arrivo. Questo era attaccato su. Sì, perché quando ho pacchettato la scatola me lo sono dimenticato fuori. No, indovina. Provaci almeno. È mini carion. Fa il mini carion. È giallo. Scusa, solo uno. Dov'è la busta? Mi passi la busta con le carte? Sì. No, perché qua, visto che devo pulire io, ma non riesco ad aprirlo però. No. E cioè mi è stato talmente un altro scotch. Non c'è come in cartallo. Non dote quanto è carino. Scusa, gira. Grazie. Sì. Quest'anno mi è presa la cosa di carino. È di giallo come ti piace. Ma quanti ne ho scattati? Tre. Mi schiacciano giù la carota. Ah, ecco! No, non mi ritornava, infatti, sì. Dico. Posso leggere prima? Sì. Quattro comunque. Sì. Non c'era la tua taglia quel giorno. Oh! L'ho trovato subito. Ah! La mia taglia. Ho capito adesso che cos'è. Che sono mutande? Non so. Sì, le mutande del Vaperino. No. No, sono quelle di Snoopy, grazie. Ma le mutandine di Snoopy! Natale, sì. Ok, un altro paio di mutande. Ok, le devo lavare e portare le tarde. Yes. Perché che tarde? Ah, yes. Ma non c'è? Non c'è. Ma delle mutande! Grazie, amore. Che l'ha detta. Non si può stare senza il numero 4. Quindi la maglietta. Perché il regista non c'era. Perché io vado in giro con le cose, no, è troppo facile comunque. Era così, no? Niente, è bellina però. Peccato che non vivo tipo sensuale. Esatto, per avere il pigiama a maniche corte e mutande. Mi è sempre piaciuto. It's Christmas time. È un fake, ma è buono lo stesso. Una candela. Sento già preso. Non voglio avere il culo sta ragazza. Perché? Sono uscito. Non è possibile. Tu neanche ci hai provato a indovinare i tuoi. Ma non è più strani. Vabbè che pure io così non ci sarei arrivato senza l'indizio. Però stavamo a parlare degli Yankee Candle. Io mi ricordo quello di cui parliamo. Pim Peony. L'hai presa da Primark. Sa di. Non di so. Pulito. Ecco il come dicevo. Sa di. Di pulito. Senti. Vero? Sì. Sa di pulito. Poi non dà fastidio. No, ecco il capo. Non è tipo pulito tipo talco, ma è pulito fiorato. Infatti Pink Peony. Peony. Sì. Quella l'abbiamo mia tutte le due. Ah, sì, ma che son genio! Non perché se l'è tatuata, perché me la sono tatuata. No, no, non si dire. Questa però fa. Che numero eravamo? 6.
Quindi secca adesso. Ho rotto, ricomprato, diverso. Iron Man? Mi ha rotto Iron Man. Ehi, so buono, io chiedo Iron Man, Sette. È piatto, un regalo. È la tavoletta di cioccolato che ti dicevo. Ah, allora anche questa qua di lato. Sette. L'unica cosa che mi hai rotto è Iron Man. Credo. Ma io questa non la penso. Non lo so, non mi piaceva troppo. Ci ho pensato da baccata che non c'era la maniglia. Io in casa con le porte scorrevoli, ditemi dove metto questo, che deve essere a parte. Non lo so, mi piaceva troppo. Lo desideravi, è una della tua marca e colore preferito. Il mio colore preferito. Quindi deduco che tu abbia fatto giallo o viola. Non penso che sia andato sul nero. No. Marca? Non pensare a una marca di non so quale lusso, Ma non sto pensando a nessuna marca in questo momento. Allora cerca il numero. Che numero è 8? Ehi! È troppo grande. No? Anche quest'anno non poteva mancare. 8. Non desideravo, quindi l'ho visto. Sì, quest'estate l'hai visto più grande. Era abbinato anche a qualcos'altro. No, zero totale. No, alcuni si aprono. Wow! Che l'hai trovato? A parte di Roma. Una pochette di Guess. Allora, è giallo lime, quindi uno dei miei colori preferiti. Cioè, è una pochette, avevamo visto la borsa. Lei aveva vista rosa, io gialla. Anche il portafoglio. Oddio, grazie. Cosa sono andato in testa? Caldo e coccoloso. 9. Ce l'ha il numero questo? Sì. Caldo e coccoloso. Qui vedo un 16. Vedo un 10. Se non c'è un numero. 12. 13. Amore, come te lo dico che non c'è il 9? Non è possibile, non è che lo so a caso. Ce l'avevamo prima. Quello che è? È quello senza niente. Questo che è? 9. Il bello è che l'hai fatti tu i pacchetti. Non ti ricordi che è grosso? Non me li ricordo. Non cazzo di vent'anni fa. Mi sa tanto di caldo e coccoloso. Quindi qualcosa da indossare. Tipo un pigiama. Tutto grosso. Una pappaletta. Una coperta della Marvel. Ok, devo cambiare le pareti di casa. Scusa, Ok, siamo continuati. Ti piace? Tu? No. Ti piace? Ma non ti faccio vedere. No, sì. Beh, però è proprio per me. Cioè, Davide, non ci puoi entrare per me. No. Ecco. Omino di pan di zenzero. Che indovinello è? Omino di pan di zenzero. Capisci. 10. È quello. Omino di pan di... Sono biscotti di che? Omino di pan di zenzero. Questo perché questi biscotti di Ikea sanno di pan di zenzero. Ecco. Grazie. Scusa.
nonostante si era interrotta la registrazione, però per fortuna non abbiamo perso tanto. Quindi stavamo al numero 11. 11. L'indizio è La Bella e la Bestia di Natale. E questo l'ha praticamente incartato come ogni anno devo incartare un regalo scocciato. C'è più scotch che cartone. Sì, è sempre così. Ogni anno ce ne faccio uno. Adesso perché La Bella e la Bestia. Ok, La Bella e la Bestia perché sta dentro una cupola. È di Natale però, perché è bellissimo. Bene, quest'anno avrò molte decorazioni da prendere. Sì, quest'anno deve stare quelle. No, però non le appendo. È molto sparso. Grazie, tenga. Allora, 12. Anche quest'anno non poteva mancare. Non potevo mancare. 12. Chi sei? 12? 12. Adatta. Cioè, già si vede dalle. Io non te l'ho fatta apposta, lo sai? Perché noi ci facciamo le tazze talmente carine che poi non le usiamo. Sì, ma questa qua la dovrei mettere fuori. 10? Sì. Grazie. Questa la userai. Solamente nel periodo natalizio. Ok, periodo natalizio. Ok. Lavoro con questo. C'è tipo qualcosa di. Ma che carina! È cicina! Sì! Che carina! Okay. Quindi mi farò lo Starbucks così. Sono il sopra di qualcuno. Il 13. Pesante. Un po'. Sopra di qualcuno, di questo. Chi può avere un sopra? Sì, della tazza secondo me. Ma è così pesante? Forse l'abbiamo visto insieme. O no? Questo? Non credo. L'ho visto al posto. Altro scotch! Adoro. Lo mangiamo spesso. 14. Lo mangiamo spesso. Ah, ho capito. È morbido. Allora. Ho riletto così. Sì. Mangiamo. I calzini abbinati ai suoi. Tira fuori un piede. Un piede. Ecco perché oggi non mi si. Ma sai che pure io ci avevo pensato di prenderteli, però poi. Abbiamo i calzini donutosi. Ci mancavano solo quelli. Sì. Frase. Frase di un cartone. Siamo arrivati? È di Shrek. Che la dice Ciuchino. Siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. 15. Ma che c'entra con il libro? Non sapevo che cosa mettere, però c'è in quel cartone. Il cartone di Shrek. Il cartone di Shrek c'è un minimo di buoni sensori. Ah, qui ci abbiamo addirittura. Ah, ci hai provato a scrivere 15 qua? Sì, non si vedeva. C'è solo l'omino di quando si sente. Se non che si rompe. No, mi ha rilasciato i peli.
Non è bellissimo. L'omino di pan di Zenzero. Quindi questo andrà insieme ai suoi fratelli l'anno prossimo. Beh, l'omino di pan feserino. L'avevo preso prima che tu prendessi quelli. Ah. Nuovo amico peloso. È un piccolo animale peloso. Animale peloso. È un piccolo amico di... Amico peloso. È un piccolo... Ma perché dico animale? Piccolo amico peloso. Perché ti piacciono gli animali pelosi. Mi piacciono gli animali pelosi? Sì. Perché non piacciono gli animali pelosi? Giustamente deve arrivare pure la versione... Giustamente dopo la renna, insomma, per tutto il resto dell'anno devo avere il micinino. Ma pensavi che il tuo era tutto rovinato e spellucchiato. Ah, ma non ce l'ho più perché è rotto. Ecco, allora io te l'ho comprato. Ah sì, oh, per un appetito. No. Da aggiungere alla collezione. Che numero? 17. Che credo che sia. No. Ultimo nella scatolina. Il 19 è tutto da scoprire. Sì, ho letto già all'inizio dopo. In realtà non sono caduto sotto. No, era una frase da... Di Fabri... era in fase. Di fabbricazione. Perché ho tutto in frase? Sì, questo è nuovo? No. No, no. No. Da aggiungere alla collezione. Wow! Non so di chi vedono i piedi. Questo coso qui. Ma questi sono aggiuntati o giurati? No, sono aggiuntati. Orecchini! Come se io ne avessi pochi. Questo è tipo da aggiungere alla collezione. Eccoli qua! Oddio! Mi devo avvicinare un botto per... 18 era in fase di fabbricazione. Che è questo? È veramente comodo. È stato incantato stamattina. Ok, però guarda che facilità da aprire. Quindi la maglietta. Con cosa? Non so, penso con cosa di celeste. Con chi? Che cavolo ne so io? È celeste. È celeste? Lo vedi? No, non lo sto guardando. Ed è bellino. Più o meno, qualche indizio? Pegaso. No! Papà lo fa perfetto, anche la tua mamma. Paperino? Copiona. Amore, hai lievitato qui? No. Ma c'è Paperino con i candy cane, che si mangia candy... Scusate, eh. C'è un po' troppa luce per farvi vedere le cose. Ma vedi, pure maniche lunghe. Certo. Perché c'è il candy cane, quindi lo puoi mettere in inverno o durante è una copiona natalizie. È una copiona. Ora capisco, però vedi che t'avevo detto che era sicuramente 19, è tutto da scoprire. Non te lo do 19. Perché? Perché se non posso mandare nemmeno 8. Perché so che cos'è. Sì, ma pure lei è andata al Disney Store ed è uscita con una busta. Vabbè, lo sapevi, era normale. Allora, tempo fa mi stavo guardando uno dei miei vecchi vlog e stavo vedendo proprio che stavamo al Disney Store e io dicevo che prima o poi Pegaso sarebbe diventato mio. Pegaso è il cavallo alato di Hercules. Hercules è il mio cartone preferito. Quindi l'altro giorno stavamo al Disney Store, lei se ne è uscita con una busta e io sapevo che c'era. Benvenuto in famiglia! Ok, lo devo pulire. C'è un po' di rossetto di Fenty Beauty addosso. Addio, fammi vedere, scusa. Amo! Mi hai saltato nel culo. No, me l'hai dato addosso. E poi? Sì. Ti giuro. Non mi prega su. No, è mio. Non mi prego su. È mio. Non mi metti su finiti. Ma ce n'era uno che mi stai a nascondere senza numero? Te l'ho dato, era la maglietta! Ah!
mancava l'ultima cosa, ma non mi è arrivata. Ah, vedi che c'era qualcosa. Se mi arriverà te la do. E che cos'è? È nei calzini di Paperino abbinato alla maglietta. Ma se di questa cosa sei in tavola. Ordinati su male. Però c'erano anche dei per te. Avevo fatto pollino e poi. Senti! No! Ma non vuoi anche una carota? No! Allora mi sto parlando. Allora! Natale è finito qui. Cioè, in realtà voi vedete questo video che è Natale. Sì, quindi buon Natale. Mangiate bene a Natale. Quindi noi... No. Quindi noi vi salutiamo e... Buon Natale. Buon Natale. Ciao ciao!